Tundra Chiaradia, iperattiva presidente della Marathon Massafra, quest'oggi una eccezionale giornata di sport al birrificio Annick & Dreher. Veramente eccezionale, direbbe Batantuomo. È una giornata che non ci aspettavamo così partecipata. L'Heineken ci ha dato questa opportunità di fare insieme la prima esperienza della straestate nel birrificio. Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo e l'accoglienza è sempre aperta a tutte le società. Numerose hanno accolto il nostro invito e ora stanno passando, è bellissimo vedere tutti questi colori e questa partecipazione. Ma io direi che questa iniziativa sportiva dovrà avere un seguito nei prossimi anni come messaggio di apertura estiva allo sport per tutti. Certo, non solo, ma anche apertura e collaborazione delle varie forze sul territorio che si possono incontrare, possono dialogare, possono crescere insieme. Entrare all'interno del birrificio sicuramente è stato un valore aggiunto per chi ha deciso di partecipare, quindi aprire le porte di un'azienda così importante è un onore. E allora corriamo anche noi! Prima straestate a Massafra qui al birrificio Heineken & Dreher, sono in compagnia della direttrice Alina Taru, una splendida giornata di sport. Sì, certo, è davvero, e siamo molto contenti che possiamo sportare questa gara, perché per noi come birrificio di Massafra la birra Dreher è il cuore del nostro birrificio e siamo fieri di supportare questa gara. Pochi giorni fa un grande riconoscimento per questo stabilimento che premia la qualità e premia veramente quella che è la produttività. Praticamente sì, premia la eccellenza in tutti i sicurezza, qualità e la gente. Praticamente Silver, riconoscimento Silver, questa premia la eccellenza e il nostro birrificio è un birrificio eccellente e in mondo Heineken sono solo 3 birrifici riconosciuti Silver. Benissimo, quindi l'estate 2016 all'insegna di birra Dreher. Esatto, esatto. Sono in compagnia di Vittorio Brandi, Tedoforo a Londra 2012, quest'oggi testimonial per la straestate qui al birrificio Heineken & Dreher. Allora, un'emozione, quest'oggi è la tua emozione del 2012. Buongiorno e benvenuti a Telemassafra. Niente, è stata, come ho già detto, un colpo d'occhio davvero fantastico. Per essere una prima edizione è veramente un'emozione essere qui. L'emozione mia dell'essere stato Tedoforo in ogni evento, quando indosso e impugno la fiaccola, è sempre la stessa emozione. E l'emozione del 2012 a Londra per i colori italiani. Già, è stato un onore per me, io sono di Ostuni, per la mia regione e per l'Italia intera. Sono questi grandi onori che sono dei punti di partenza, almeno per come li vivo io, per testimoniare quelli che sono i veri valori sportivi, perché il Tedoforo è un ambasciatore dello sport, per cui ho preso in toto questa missione. I valori della corsa, abbiamo detto sul palco, sono, e la corsa è portatrice di valori sani. Certo, sicuramente, io mi batto affinché ci sia sempre più uno sport pulito, senza sostanze dopanti, perché lo sport, l'importante, il bello è partecipare e tutto ciò che ne consegue, sacrifici, benessere, psicofisici, non li scopro certo io quali sono i benefici dello sport.